Siamo con il coach, il nuovo coach del Montecatini Terme Basketball, coach Marco Del Re, alla sede del main sponsor, dello sponsor della società, annunciato stamani, la Gema, in quel di Pieve Agnevole. Parlando un pochino più di basket, coach, come si approccia a questa nuova avventura? Il curriculum parla per lei, ma insomma ha accettato una sfida importante in una situazione anche cittadina particolare. Cosa si aspetta da questo anno diverso per lei? Ma innanzitutto non si poteva dir di no a Giampiero e a Montecatini, che è una piazza storica della pallacanestro italiana. Partiamo con i migliori propositi, stiamo cercando di ultimare la composizione della squadra, manca veramente poco e chiaramente l'intento è quello di provare a far bene, sudando ogni giorno che andremo in campo, sia per quanto riguarda la settimana d'allenamento che per quanto riguarda le partite. Perfetto, sappiamo che comunque la Serie C God l'ha già vinta, magari non c'è la pressione di dover vincere subito, però si parte da un punto di vista già avanzato, anche con l'innesto del suo playmaker della passata stagione, Giovanni Bruni, esperienza, carisma, leadership, quindi che squadra vedremo in campo? Una squadra volitiva, una squadra che ama giocare a pallacanestro bene? Quali saranno i segreti di questa nuova Montecatini? Ma segreti non ce ne saranno, proveremo a mettere in campo la difesa più aggressiva e più efficace possibile, di correre quando è possibile perché è il miglior modo di far canestri facili in breve tempo e poi di essere bravi anche a metà campo, e per questo dovremo lavorare e costruire il nostro attacco, però che tutto parta dalla difesa, perché da lì poi si creano mille opportunità per quanto riguarda la realizzazione di punti. Ultima battuta, la differenza tra Serie B e C-Gold, molto spesso ne abbiamo parlato come uno scalino in cui scendendo in C-Gold prevale la componente più agonistica rispetto al lato tecnico, come la vede e su quali punti di forza contare anche dal punto di vista emotivo per riuscire a far bene in questa categoria? Allora, sicuramente l'intento è quello, come è stato per me 3 anni fa a Firenze, di allenare la squadra, anche se gioca un campionato di C-Gold, come fosse una Serie B. Abbiamo la possibilità e avremo la possibilità di allenarci anche la mattina per fare individuali, perché al centro ci deve essere il miglioramento del giocatore singolo che poi possa portare qualità nell'esecuzione di squadra. E quindi questo noi proveremo a rifarlo qui, chiaramente facendo allenamento tanto e il più qualitativo possibile. Grandi segreti poi non ce ne sono, le annate vincenti hanno tante componenti che devono tutte andare a incastrarsi nella maniera perfetta. 3 anni fa è stato un qualcosa di eccezionale, perché poi alla fine ci sono state 38 vittorie consecutive, probabilmente non sarà lo stesso, però ecco, ci sono tante componenti che poi portano a un risultato piuttosto che un altro. Quindi noi dovremmo essere bravi come staff e come società a mettere in condizione i ragazzi di allenarsi, migliorare e mettere in campo tutto quello che hanno. Perfetto, grazie mille, bocca al lupo a coach Marco Del Re. Grazie a voi.